Non lo rifarei oggi, ma è un ottimo antidoto per arrivare al punto di essere indipendenti dal giudizio altrui. Una delle cose di cui vorrei parlare qui e di cui parlo spesso è la capacità di manifestare. L'idea della consapevolezza Siddhi o consapevolezza di Cristo, la definizione che mi piace di più. È una definizione che dice che la consapevolezza Siddhi è l'assenza di ritardo di tempo tra quello che tu pensi e la sua materializzazione a livello fisico. Nel Nuovo Testamento se ne parla. Ad esempio, quando volete dare da mangiare a qualcuno e non avete cibo, non potete andare in un negozio a comprarlo, se vivete a questo livello di consapevolezza, ponete la vostra attenzione sul cibo e in qualche modo la vostra energia si connette con quel cibo e lui appare. Questo viene chiamato materializzare o manifestare. Ora, non sto dicendo che alla fine di questo corso potete portare la vostra attenzione su una nuova BMW e quando arrivate a casa poi ci sarà. Ma non dico nemmeno che non accadrà. Mia moglie sa come farlo. E probabilmente anche la vostra. Infatti io seguo la mia e cerco di capire come fa. E non sto neanche dicendo che sia impossibile. Quello che sto cercando di suggerire in un modo divertente è che c'è la possibilità di ridurre l'ammontare del tempo che c'è tra quello a cui prestate attenzione e l'averlo materialmente nel mondo fisico. E quello che propongo è anche che c'è in ognuno di noi, dentro di noi, una capacità di essere in grado di mettere la nostra attenzione, i nostri pensieri, la nostra energia, o come volete chiamare questa forza invisibile, su quello che vogliamo avere e vedere nella nostra vita. E per arrivare in questo posto dobbiamo per prima cosa eliminare il dubbio. Eliminare il dubbio che questo sia possibile. E cambiare, passare da un sistema di convinzioni a uno di conoscenza. Un sistema di convinzione è una cosa che vi portate con voi, qualcosa in cui credete, ed è solo una convinzione, generalmente è una cosa che qualcuno vi ha passato, l'avete ereditato dalla tribù, qualsiasi tribù di cui facciate parte, qualsiasi tribù vi ha insegnato e vi ha dato la sua esperienza e vi ha detto che questo è possibile, che questo è reale e che questo è quello sul quale tu concordi sia reale. E noi assumiamo queste convinzioni e viviamo in funzione di questo sistema di convinzioni. Ma attenzione, tutto quello che viene al di fuori, dall'esterno, porta con sé una macchia di dubbio, anche se è piccolo, un piccolo dubbio perché viene da una testimonianza o dall'esperienza di altri. Quindi se qualcuno vi dice qualcosa tipo, guarda, questo è il nuotare, ecco com'è. Quella è l'acqua e ti dicono tutte le leggi sul galleggiamento e sul nuoto e tu dici oh è bellissimo, ma non sai nuotare fino a quando non hai conoscenza diretta del nuotare. Quindi bisogna passare da un sistema di informazioni, convinzioni, a un sistema di conoscenza. È quello di cui sto parlando qui. E molte delle cose che noi pensiamo di non poter fare ci sono state solo dette. Mentre le cose che siamo in grado di fare, come andare in bicicletta, ballare, fare l'amore, ballare la macarena, fare una torta, le sappiamo perché abbiamo un'esperienza conscia. Ma nel mondo metafisico, oltre il fisico, dove c'è il nuotare, le biciclette, il ballare, noi sappiamo più o meno cosa fare, ma non abbiamo fatto un'esperienza conscia. E propongo che penso che la maggior parte di noi ha perso l'abilità di isolarsi per abbandonare il mondo fisico che conosciamo e tornare alla sorgente di esso, la sorgente. E la sorgente del mondo fisico non è nel mondo fisico. Penso che
Il miglior riassunto della meccanica quantistica venga da San Paolo, che disse che quello che si vede non viene da ciò che si vede. In altre parole, le particelle non sono responsabili per la loro creazione. Ci vuole qualcosa oltre le particelle del mondo fisico per poter creare. E noi non sappiamo come fare un contatto conscio spesso con questo, perché siamo arrivati a un sistema di convinzioni che dice che Dio o il creatore o la creazione sono cose fuori da noi stessi. Non sono connesse con noi, siamo separati da questo. E questa è la differenza tra l'ego, che fa parte del mondo fisico, e l'essere superiore. Colui che osserva il testimone. Quindi c'è qui il mondo che osserviamo e là l'osservatore. Nel corso in miracoli c'è una frase che dico prima di parlare in pubblico, la dico sempre. Dice: se sapessi chi cammina al tuo fianco, sempre, in questo sentiero che tu hai scelto, non avresti mai più l'esperienza della paura. Mai. E quando sai, sapere la consapevolezza conscia, l'assenza di dubbio, la consapevolezza, è lì dove propongo di andare, dove siete indipendenti dall'opinione di altri e sapete. E quando vi chiedete cosa c'entra l'essere indipendenti dall'opinione altrui con il manifestare, sappiate che vi sarà molto chiaro fra poco, e anche questa idea di essere in grado di sapere. Perché se cercate di andare là nel mondo del manifestare, restando qui nel mondo dell'ego, sappiate che non è possibile. Le stesse particelle che sono alla base di questo mondo non possono essere più di ciò che sono. Hanno bisogno di un qualcosa in più, hanno bisogno dello spirito. E dobbiamo trovare il modo di entrare in contatto, in modo conscio con lo spirito. Quindi quello che propongo è che esiste un metodo, un modo per andare oltre il sistema di convinzioni e arrivare alla consapevolezza. Si dice che quando Gesù si avvicinò a un lebbroso, non arrivò dal lebbroso dicendo: beh, sai, ultimamente non abbiamo avuto molti successi con la lebbra e considerando le tue condizioni hai un'aspettativa di vita di circa 5 anni con un 30% di possibilità di sopravvivere. No, non c'era nulla di questo. Non c'era nessun dubbio sulla guarigione. Infatti disse: lo voglio, guarisci. E la guarigione accadeva. La stessa cosa avveniva con San Francesco. Parlavo con un grande kahuna hawaiano 2 anni fa, ne ho incontrato un corso che tenevo e gli ho chiesto come si diventa un kahuna. Fai corsi tipo kahuna pratica, kahuna one-to-one, e lui disse: si diventa kahuna attraverso la consapevolezza, non con il dubbio. Nel mondo della guarigione, quando una consapevolezza incontra una convinzione nella malattia, la consapevolezza trionfa, sempre. E noi portiamo la consapevolezza nel processo di guarigione. Ora ci vuole un abbandono della coscienza tribale e di tutti i sistemi di convinzioni che avevi per arrivare in un posto dove sei disposto a dire: io so che posso guarire me stesso, io so che posso attirare nella mia vita ciò che voglio. Quindi, quello che voglio fare nel tempo che mi è rimasto oggi è presentare un sistema, un modo per mettere il manifestare nella vostra vita, basato sulla consapevolezza e sulla totale indipendenza dal giudizio altrui, mettendo tutto insieme. Ed è questo il concetto chiave, quello che veramente, 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 sono quattro veramente, vuoi. Tu lo otterrai.
Ora i quattro veramente significano questo. Il primo veramente significa augurio. Augurarsi qualcosa, mi auguro di avere una promozione, mi auguro di guarire dal raffreddore, mi auguro di fare più soldi, mi auguro una relazione migliore con mia moglie. Incominciamo con un augurio. Questo è il primo veramente. Ma per poter manifestare hai bisogno di tutti e quattro i veramente. Quindi il solo augurarsi non è sufficiente. Devi andare al secondo veramente. E per me il secondo veramente si chiama desiderio. Desiderio. Desiderio è diverso dall'augurio, perché quando desideri sei disposto a chiedere. Chiedi e ti sarà dato. E queste non sono solo parole vuote prese da un libro sacro. Funzionano letteralmente. Per me funzionano. Se io sono in un luogo e sto scrivendo e sembra che non ho una direzione o che mi manchi un'informazione, chiedo e sempre, dopo la mia domanda, il telefono squilla. È successo la scorsa settimana, ero nell'isola di Marco dove vado a scrivere e l'unica persona nel pianeta che avesse il mio numero di telefono lì era mia moglie e l'altra mia moglie, Deepak. Ero seduto e stavo pensando, non ero sicuro di quello che volevo dire e come lo volevo dire. Pensavo che avrei voluto avere una buona citazione da usare. Il telefono squillò, era Deepak. Gli dissi: stavo proprio pensando a te e stavo pensando di chiederti una cosa. E lui rispose: ho ricevuto il tuo messaggio nel campo energetico. Lascerò che lui vi spieghi cos'è il campo energetico. E mi suggerì questa citazione straordinaria che mi è servita. E ho scritto nel libro che stavo scrivendo esattamente ciò che è successo. E mi sono accorto che quando smetto di augurarmi, o meglio, non smetto mai di augurarmi, ma quando al mio augurarmi aggiungo il chiedere ad alta voce, per favore coopera con me, aiutami a creare quello che voglio nella mia vita. Chiedete ad alta voce, chiedete a Dio o quello che Dio significa per voi e poi ritiratevi e guardate, siate testimoni. Si chiama gestire le coincidenze o le sincronicità. Deepak poi vi parlerà di questo. Il terzo veramente significa volontà o intenzione. Quindi ci si sposta da un mi auguro di averlo a un chiedere, puoi aiutarmi ad averlo adesso? E si aggiunge un terzo, un io. Creerò questo nella mia vita. Io farò in modo che questo accada nella mia vita. Io ho la volontà di farlo, senza dubbi. E si arriva al quarto veramente. Quarto veramente significa passione. O quello che io chiamo l'irrobustimento della volontà. Quando irrobustisci la tua volontà, quello che fai è eliminare tutti quelli che sono fuori di te che rovinano il tuo quadro o che ti dicono che non puoi averlo. Quando spiego alle persone come manifestare, consiglio: qualsiasi cosa facciate, non ditelo a nessuno. Non dite a nessuno cosa volete manifestare. Non ditelo ai vostri amici, ai parenti, ai partner. Tenetelo per voi. E mi chiedono: perché? Perché tenerlo per me? Perché quando dici ad altri quello che vuoi manifestare, immediatamente vai nel mondo dell'ego. Poi devi difenderlo, devi spiegarlo. E manifestare non accade nel mondo delle particelle, accade solo nel mondo dell'osservatore, dello spirito. Quindi dovete lasciare l'ego al di fuori, il più possibile. E l'unico metodo per farlo è avere una relazione tra voi e Dio, qualsiasi cosa Dio significhi per voi. Quindi avete augurio, desiderio, intenzione e passione. E se guardate attentamente le persone che conoscete, che sono state brave a manifestare nella loro vita, vi accorgerete che queste persone seguono questi passi quasi letteralmente. Non lasciano mai che l'opinione altrui o il giudizio negativo di altri li influenzi, in nessun modo. Hanno una passione per quello che vogliono creare.